Benvenuti al Penny Market. Lei chi è? Nancy? Ti nascondo. Ragazzi, ho già trovato una cosa super figa. Ovvero questo qua è un vassoio Shabby. L'ho comprato, ovviamente. Felicissime di essere finalmente a Penny Market, è vero? Perché in tante... Ci avete detto voi di venire a Penny Market. Andiamo, andiamo, siamo venute. E noi siamo venute, andiamo ovunque. Dove voi ci mandate, noi l'andiamo in missione per voi. Adesso facciamo una bella spesa. Poi facciamo vedere il video di tutti gli acquisti. E speriamo di trovare anche qualcosa di cosmetici. Lei intanto fuma. Cosa fa? Che cavolo? Che trova? Non ce la faccio con questa nenzina. Vieni, dai, guardate com'è carina con lo zainetto. È bella, sei. È tipo un vassoio che si usa per... c'è anche i piedi, per fare colazione a letto. Guardate come figo. Io l'ho comprato questo qua, mi piaceva troppo. Poi sono anche queste qua, sono tipo delle tovaglie. Anzi, cornici. Shabby chic. Belle queste cornici. Quanto costano? 6 euro. Belle, si appendono. Guarda questa. Bellissimo. Belle cose, shabby. Sono delle spatoline di Halloween. Ah, belline. Bellissime. Ormai. Non lo so. Questa Nancy. Guarda qua, vedendo? Tutte le cose per Halloween, troppo carine. Guarda queste zucchette. Bellissima, dai, così facciamo qualche ricetta per Halloween. I fantasmi. Troppo belli. Le candele. Però costano 5 euro, vediamolo uno solo. Le candele. Le candele. La zucca. La zucca. Belle cose, ci abbiamo due bimbe. Sì, dai. Aiuto. Che bello, Nancy ha trovato un simil quark. Sì, è quark. Come quello che vendono a Lidl. Controlliamo che abbia più o meno 4 grammi di grassi, però questo, quello forse era più dietetico, però anche molto dietetico, è buono, sai? C'è pure questo, sempre Penny, latticino fresco. Ah, questo è Mami Life. Pure buono. Fammelo controllare. Valori. Ho trovato pure questi, fiocchi di latte 0,9% di grassi, questi sono i migliori. Grande, è vero, questi sono buoni, dai. C'è anche il formaggio primo sale che io adoro. Senza lattosio, tra l'altro, fantastico, quindi anche per chi è allergico al lattosio. Questi per dargli ai bimbi, guardate che carini, baby bio, pera e camomilla, sono tipo delle dei succhi naturali e al tè. Ah, c'è anche il tè San Benedetto, guarda che c'è il tè San Benedetto bio. Organic, limone, cos'ha di agricoltura biologica, fantastico, però è pieno di zucchero. Comunque, meglio di quello là classico, sicuramente. Guarda, invece delle patate. Croccante mix di ortaggi. Ah, buone! Che sono babbabietole, cose varie. Ragazzi, guardate che ho trovato le ciotoline che voi mi chiedete sempre. Guarda, sono quelle che ho io. Quelle per fare le con i cucchiaini che utilizzo sempre nei video delle mie ask. Costano 2 coppette, 1,50. Venite subito a comprarle. Comunque me ne piglio altre due, che faccio? Ce l'ho, però me ne piglio altre due. Sì, fucsia, mi raccomando. Ci sono fucsia o verdi, me ne piglio fucsia. Yeah! Sono troppo contenta. Stavo guardando questi cosmetici di trucchi di questa marca che, ahimè, sono purtroppo pieni di siliconi e guardate, di meticone, cicometa sloxane, la paraffina, quindi purtroppo no. Poi cosmetici ho trovato. Questa che mi sembrava tipo naturale, balsamo mani e unghie, ma guardate negli ingredienti c'è dimeticone e altri ingredienti dannosi, quindi la poso. Allora abbiamo trovato la pasta bio, la cultura biologica, c'è anche integrale. Sì, sì. Penne, rigate, integrali. Poi ci sono gli spaghetti. Queste le prendo. E poi sono anche gli spaghetti. 79. Gli spaghetti. Però la pasta integrale non è bio, però vabbè, comunque la prendiamo comunque. Spaghetti e questi cosa sono? Ragazzi, mi hanno appena cazziato, mi hanno rimproverato, sgridato. Non si possono fare foto. Quindi devo praticamente ammacchiarmi. Yeah! Olio di palma con la pala, niente. Che carine queste cose tutte shabby, guarda, pure guardando il cioccolato. Ovviamente guarda il cioccolato. Fondente e nocciole. Queste sono uova naturelle biologiche, queste mi piacciono tantissimo, le compro sempre, che non si trovano solo a Penny, oddio così passavano qui. Queste invece sono senza olio di palma, quindi sono buoni. Poi ci sono questi qua bio, anche sono buoni, però soltanto c'è il burro, peccato. Comunque questi sono proprio buoni.
Ragazzi, ho trovato anche l'ammorbidente bio vegetale. Io me lo compro. Poi faccio sapere com'è. Ma non bisogna proprio guardare. Tutte patatine, aiuto. E lei dove guarda? Integrale. Yeah. Ragazzi, ci sono anche i mini pagnottielli napoletani. Panini napoletani, ummi. Wow, questi li dobbiamo fare noi, sì, su voi, infatti, in casa. Facciamo noi, fatti in casa, healthy, li volete? Yeah. Lasciateci tanti like. Vedete, io li adoro questi cosi morbidi, morbidi, pieni di burro e di schifezze. Madonna mia, non li mangio mai, sono pieni di uova, burro. Così soffici, madonna mia, troppo buono. Che trovate? Ragazzi, questi non sono tipo i wasa, però Penny Market, sì, guarda. È vero, i wasa. Davvero? Stanno a sesamo pure. A sesamo bianco, buono, quindi come quelli là del Lidl, costano anche solo 85. Poi ci stanno questi pure. Ah, queste sono le cialde tipo gallesse. Riso e mais, riso e soia. In arriva al pane, ma anche a merenda. Bene. Pensate che anche il mulino bianco, guardate un po', senza olio di palma. Mi sto commuovendo. Mulino bianco senza olio di palma. Piangi. Mi sono impressionata che veramente c'era qualcuno lì. Aiuto. Ragazzi, qua veramente ci arresto. Scappiamo. Fuga. Agna che mi uccidi. Finalmente possiamo riprendere. Siamo fuori dal Penny Market, che faccio vedere la scritta. Comunque abbiamo avuto due o tre cacciate, ci hanno cacciato praticamente la prima, lo scontrino, abbiamo pagato, siamo tutto a posto, Penny Market, scappate proprio veramente in fuga. E quindi però ho comprato tante cose, il carrello pieno, ho speso non tantissimi soldi, però ho comprato tante cose, anche sciabbi, ve lo devo dire la verità, anche cose anche utili, cosmetici. Tanti cosmetici, quindi aspettatevi due video, uno sui prodotti, sulla spesa, e uno sui cosmetici. Vi mandiamo un bacio grande, like se vi piacciono questi video e lasciateci nei commenti le prossime destinazioni. Diteci tutti i supermercati in cui andare, in cui vorreste che andassimo. Ciao! No, grazie, ciao!